Un altro degli elementi fondativi di questa riforma è il superamento del bicameralismo perfetto. Allora, perché nasce, professore, il bicameralismo in Italia, forse unico paese democratico occidentale, e questa riforma lo supera davvero oppure, come un po' ha accennato prima, rischia di complicare ancora di più l'architettura già frastagliata delle istituzioni italiane, al netto poi della qualità dei politici, degli addetti ai lavori, diciamo. Questa riforma rende più snello e più efficiente il processo legislativo o no? Allora, dunque, la narrazione, cioè quello che si sente sempre, quello che si dice e che ha una sua base oggettiva, no? È che il bicameralismo è stato perfetto o paritario, insomma identità di funzioni, vuol dire tra Camera e Senato, è nato in coincidenza con una situazione di carattere politico con una rilevanza internazionale. Pensate ai tempi della Costituente, nel dopoguerra, pensate alle elezioni del 1948, un punto di domanda, nessuno sapeva se entrava lui o entrava l'avversario nella stanza dei bottoni e allora, ecco, ho avvelenato un po' il pozzo in qualche modo, comunque, ecco, ho cercato di evitare di essere surclassato da chi avesse vinto appunto le elezioni e avesse assunto il comando del paese. E questa identità, poi si dice che è un po' un unicum del nostro sistema, che ha generato e genera, insomma, le lungaggini e via di questo passo, anzi, oserei dire che poi è incontestabile che già nel corso dei lavori preparatori, dopo che la Costituzione era stata approvata, ad opera di illustri studiosi, ivi compreso il mio maestro, tanto per dirne una, erano dell'opinione che appunto fosse necessario rimediare a questa scelta originaria. Dopo, voi sapete che comunque il Senato di per sé aveva una sua caratterizzazione, aveva dei tratti distintivi, se non che poi, per ragioni le più diverse, c'è stato il pareggiamento. Ad esempio, c'era una durata diversa della legislatura, ecco, per citarne una, insomma, lo si è perfezionato ancora di più, o reso ancora più paritario. Però ecco, qui c'è sempre. È proprio il demone assoluto la causa di tutte le responsabilità? No, non può essere così. E io in ogni caso ho in serbo sempre un'annata straordinaria che dimostra che il bicameralismo paritario è stato anche una gran cosa, o comunque sia, può esserlo come tutte le cose di questo mondo. Anche il Porcellum è stata una legge terribile perché è stata usata terribilmente, ma se chi aveva il compito di scegliere, di candidare, avesse scelto i 1000 candidati migliori, sottratti alle opzioni balorde del corpo elettorale che con le preferenze, ecco, naviga con difficoltà, oggi noi saremmo lietissimi di avere quella legge in vigore, perché c'è sempre, no, il rovescio della medaglia. Bene. Il 1970, questo lo dico perché mi fa piacere, insomma, la senatrice Finocchiaro ha anche lei condiviso la preoccupazione che se dopo la classe dirigente è inadatta è un problema, però ricordatevi che in ogni caso, pur con tutti questi difetti e il doppione su e giù, nel 1970, con il procedimento normale, non iniziativa del governo del decreto legge, hanno approvato la legge che ha introdotto, ha tolto di mezzo il principio di indissolubilità del matrimonio, la legge Baslini-Fortuna, ve l'ha ricordato, quella sul divorzio, è quella sì che ha spaccato l'Italia, mica la riforma costituzionale. Secondo, introdotto tutti gli istituti di democrazia diretta, perché quella parte della Costituzione era inattuata fino al 1970, quindi referendum abrogativo, iniziativa popolare, approvativi, eccetera. Terzo, istituite le regioni ordinarie, bene o male, ma erano 20 anni che si aspettava, c'erano stati lavori preparatori, cambi di maggioranze politiche dal centrodestra al centrosinistra, via dicendo, comunque con studi enormi, era il tempo della programmazione. Fatto sta che nel 1970 si fa anche questo, e poi
Il Parlamento approva la legge numero 300, lo statuto dei diritti dei lavoratori. Allora, io almeno una difesetta d'ufficio, no? La faccio per dire, no, per dire soltanto che non bisogna, cioè in questo momento mi piace perché stiamo appunto conversando in fondo qui intorno a questa questione, che è la cosa più bella. Ieri sera ho spento la televisione e erano inascoltabili, non sanno niente, scusi, glielo dico, glielo dico, che si vergognano, si studino qualche cosa, cioè, tutti bocciati, da bocciare proprio alla prima parola, anzi ti guardo negli occhi, non sei preparato, ti boccio, torno, capisci? Perché il professore fa tutto, no, lo dico con grande tristezza. Ma detto questo, è naturalmente un'occasione. La cosa migliore, ma lo sanno anche loro che era la cosa migliore, era quella di fare quello che alla Costituente si diceva, sistema monocamerale. Perché col sistema monocamerale avevi risolto tutto, però come diceva la senatrice Puppato, già ci siamo suicidati non pochi e quindi un suicidio totale la specie doveva conservare. E non era politicamente fattibile, non era. Giusto? Non era. Ecco. Basta. Allora, gli esempi sono proprio la seconda Camera, che normalmente negli stati con autonomie, insomma, dove si vogliono delle autonomie che hanno un certo rilievo, è la Camera delle Autonomie, chiamiamola così. Anzi, sicuramente così. E adesso però è chiaro che se voi passate da un sistema che è bicamerale perfetto, per cui tutti ormai sanno che l'articolo 70 diceva così, che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle Camere, punto, non c'è mica da discutere. Se differenziate le competenze c'è poco da fare, dovrete per forza di cose passare attraverso le forche caudine di una complicazione. Allora, io qui potrei leggervi 10 tipi di procedimenti, 11, 12, 6 a seconda delle circostanze, dico solo che c'è il rischio paralisi. Il rischio paralisi però, secondo sempre il mio modesto punto di vista, dipenderà dalla caratura di coloro che siederanno in modo particolare al Senato. Perché volendo puoi porre una questione ogni 2 secondi. Se invece sei una persona per bene e vuoi esercitare in modo anche mirando al prestigio della carica che tu, perché a me piacerebbe che i senatori superassero, diventassero la prima Camera, ed è così, nella vita è così, pensavo di dare una cosetta e quella è diventata la cosa più importante, dipende da chi si trova ad essere coinvolto, e questo, ecco, è vero? Questo è il dato. Allora, è fuori discussione che se noi stiamo fermi ai meccanismi, non ci sono santi che c'è la complicazione. Dopodiché soccorre l'intelligenza, perché ormai faccio sempre una questione di intelligenza, perché dice no, io no, ma dai adesso, non si ruba più perché semplicemente mi sono stancato di rubare, capisci? Non ti dico mica che rubare è peccato, che rubare è reato, no, e poi non ce lo possiamo più permettere, la legittimità, la efficienza, la tempestività, è una questione che passa all'interno di tutte le famiglie, io guardo i miei 2 figli in faccia e dico cosa voglio per il vostro futuro, se ti voglio rovinare ragiono così. Se invece voglio costruirti un grande futuro non faccio questioni personali, perché dopo vengono fuori tutte queste questioni, questioncine. E aggiungo anche un'altra cosa che sarà importante per il... No, sarà importante come sarebbe stata importante. Chi è che formula, che prospetta le questioni di legittimità costituzionale? Insomma, Consiglio dei Ministri, alla fine impugnative delle leggi. Sono gli uffici? No, il Ministro... Io ho difeso la Regione Veneto contro un'impugnativa fatta dallo Stato quando ministro per le regioni era Bossi e aveva impugnato una legge regionale del Veneto che introduceva una tassa sul rilascio del tesserino, non so che cosa, per la raccolta dei tartufi, che tra l'altro, dico, ma i tartufi non sono Alba, quelle parti là, ci sono anche al Veneto, mi sono fatto una cultura sui tartufi. Ecco, quindi il principe del federalismo fiscale ha impugnato anche questa miseria, capite dove stanno le cose e come si muovono, e quindi, tornando al discorso relativo al Senato, cos'è che mi avevi? Al bicameralismo. Ecco, oggettivamente se uno dice è semplificato, no, non è semplificato,
ma può anche ridetermina, riequilibra i poteri, il problema riguarderà le persone che si trovano a dialogare. Se tu vuoi, se si inseriscono elementi di turbativa di carattere politico, perché dopo il problema è questo, se dentro ci sono maggioranze che e la lotta la fanno al governo centrale per il tramite no, della valorizzazione, ma ci torniamo sempre al punto di partenza, significa non avere un orizzonte decente dove tu proietti le tue aspirazioni. Essere ossequiato come uno dei 95 può essere, ma bisogna dirglielo, però fatevi gli esercizi spirituali a questi quando, ecco, e può darsi che ne veniamo fuori. Probabilmente dovremmo assoldare qualche esorcista in qualche caso, cioè proprio ci vuole l'esorcista lì. Vabbè, che bella sta discussione, io non so se voi vi state divertendo, io moltissimo. Perché spaventando? Perché bisogna approfondire, non è approfondire, facile, approfondire, scopi, però... Però bello, dai. E io parto da dove è partito il professore. Sì, il bicameralismo perfetto esistente in Italia e in Giappone, credo. Sono venuti i senatori giapponesi perché anche loro vogliono fare la riforma e noi eravamo già a buon punto ed erano molto preoccupati. Un mio collega dice facevano le corna sotto al tavolo quando io dicevo che eravamo prossimi all'approvazione definitiva. Io non ci credo perché i giapponesi sono educatissimi e penso che il mio collega appunto abbia raccontato una storiella. Comunque, bicameralismo perfetto, perché lo ha accennato il professore? Certo, si è usciti dalla guerra, si approssimavano alle prime elezioni libere dopo 20 anni. Che erano le elezioni referendarie, ma erano anche le elezioni politiche. Le elezioni amministrative della DC non erano andate granché. Il timore, l'ha detto il professore, sono d'accordo, è che tra i due grandi partiti di massa che si contendevano sostanzialmente la partita, chi avesse vinto le elezioni avrebbe avuto un dominio incontrastato, giocava, come dicono i costituzionalisti, il complesso del tiranno. Nel frattempo maturava la guerra fredda e quella che poi si sarebbe tradotto, come dice Leopold Elia, nella convenzione ad excludendum del secondo partito del paese dal governo. In fondo sto bicameralismo perfetto con questo Senato che ha le stesse identiche funzioni della Camera e quindi dà la fiducia, ha una competenza legislativa paritaria, ma è diverso dalla Camera perché è eletto a base regionale e quindi significa che anche l'eventuale premio di maggioranza, come avete visto, non può più essere attribuito che come somma dei premi eventuali di maggioranza riscontrati nelle diverse regioni. Ha un elettorato passivo, ha un elettorato attivo diverso, introduce nel sistema, diciamo, un baco di instabilità, che è instabilità di sistema, con una conseguente rendita di posizione per le opposizioni. In fondo il PC pensava, vabbè, male che vada, vince la DC, e però io posso giocare in questa instabilità, e giocò bene, anche perché c'era una classe dirigente di prim'ordine, tant'è vero che partecipò in Parlamento alla scrittura delle grandi riforme economiche e sociali del paese, fu una grande stagione. E la difendeva questa rendita di posizione il PC fino a quando non capì che con la caduta del muro poteva aspirare a governare il paese, era cambiata l'aria, e la difese al punto da teorizzarla nelle forme anche politiche della cosiddetta solidarietà nazionale, la teorizzò Pietro Ingrao in Massa e Potere, al punto che quando il povero Maranini con Alleanza Costituzionale insieme ad altri 3-4 professori e studiosi di diritto costituzionale propose che forse si poteva cominciare a guardare la seconda parte della Costituzione per cambiarla, il PC insorse, schierò i suoi uomini migliori e disse di qui non si passa, è un'eversione costituzionale. Nasce per questa ragione il Senato, è stato, come dice il demone assoluto, come dice il professore, no, non l'è stato, quando c'è stata una classe dirigente di primo ordine, negli anni 70 hanno avuto una classe dirigente di primo ordine,
si sono fatte grandi riforme e non facciamo sempre che ci dobbiamo fustigare a tutti i costi. Il nostro paese ha soprattutto il campo del welfare, ma in tante la scuola è aperta a tutti della Costituzione, la scuola è aperta a tutti, non è che tutti hanno diritto di andare a scuola, la scuola è aperta a tutti, bellissimo, in qualche modo ce l'abbiamo fatta, la scuola è aperta a tutti. Il nostro sistema sanitario con tutti i suoi errori, le sue pecche, ma è uguale per tutti, cioè, grandi cose questa Repubblica è riuscita a fare. Però non c'è dubbio che questa navetta avanti e indietro, più che essere in sé un sistema che impedisce di fare le leggi in tempi ragionevoli, lo impedisce perché apre lo spazio a tutti i diritti di veto, soprattutto in un sistema nel quale le maggioranze tra Camera e Senato regolarmente non sono uguali. Io sono stata presidente del gruppo quando col secondo governo Prodi, ma io ho portato a casa provvedimenti con 3 voti di scarto, cioè la maggioranza era di 3 persone e abbiamo fatto anche migliaia di votazioni con una maggioranza assolutamente esigua, mentre alla Camera la maggioranza che assisteva il governo era una maggioranza larga. Quindi il sistema bicamerale perfetto è un luogo nel quale anche il diritto di veto, l'inciampo, si può continuamente riprodurre, e non c'è dubbio che una sola Camera con una possibilità di interferenza del Senato con tempi prestabiliti giovi. Però io vorrei che noi non ci dimenticassimo che fino a qualche mese prima della riforma costituzionale, quando poi tutti alla riforma si sono appassionati, era comune ragionare sulla crisi del Parlamento, sulla lentezza del procedimento legislativo, sul difetto di iniziativa parlamentare da parte di iniziativa parlamentare, sull'abuso dei decreti legge, del voto di fiducia sui maxi emendamenti, tutte questioni che abbiamo cercato di mettere a regime con questa riforma, per cui oggi il decreto legge deve avere contenuto omogeneo, per cui oggi il governo, se ritiene di dover presentare alle Camere un disegno di legge che gli serve per attuare un punto essenziale del suo programma di governo, può chiedere alla Camera di decidere entro un tempo che è un tempo assolutamente limitato. Questa è una dei vantaggi di questa riforma, pone dei tempi, mette dei termini. Questo significa che il governo, avendo questa possibilità di corsia privilegiata, non deve ricorrere al decreto legge, e peraltro, nonostante la previsione originaria del disegno di legge Renzi-Boschi fosse che il governo presenta il suo disegno di legge e la Camera può dire soltanto sì o no, questa cosa è saltata, per cui la Camera può anche modificare il testo presentato dal governo. Però torniamo lì. Fuori da una rinascita delle classi dirigenti politiche italiane, non ne usciamo, perché altrimenti non c'è un dubbio sul fatto che qualunque forma, come dicevamo prima, anche quella impressa a caratteri d'oro, non riuscirà ad avere il respiro, la lungimiranza, la generosità, dico io, di fare vivere questo. Ha ragione il professore, ma che fa, non si può sollevare la questione del patentino per chi va a raccogliere il tartufo? Quanti sono in Veneto quelli che raccolgono i tartufi? Cioè, non lo so, 10, 15, 25, sarà una cosa proprio... lo vedete cosa dico quando mi riferisco a questa difficoltà? Allora, investiamo anche, lo dico al mio partito per primo, investiamo sulla crescita di classi dirigenti competenti, motivate, possibilmente giovani, così hanno il tempo anche per seguire le questioni nel tempo, capaci di rappresentare i propri territori, che hanno gli strumenti culturali, ma hanno anche gli strumenti politici, ma hanno anche quel sium pathos col loro paese, col loro territorio, che gli consente di sentirlo
che diceva Gramsci, la connessione sentimentale con un territorio. Questo paese avrebbe bisogno di una classe dirigente capace di connessione sentimentale. Per cui io non vedo questa riforma come quella che mette il cappello a tutti i guai del mondo. No, intorno c'è un sacco di roba da fare, ci sono le leggi secondarie, ma c'è anche questo sforzo che deve essere assunto come sforzo prioritario. Scusate se faccio un discorso che è veramente squisitamente politico, però penso che riguardi molto il modo con il quale anche i cittadini misurano la propria affezione o la propria disaffezione nei confronti delle istituzioni, nei confronti anche di questa riforma.